testiamo un po' di QRP con queste due radio, un bel chop. Vediamo l'antenna coassiale, andiamo alla prima antenna, la Diamond multibanda per le HF con contrappeso allungabile, dopo lo allunghiamo a misura. E abbiamo di qua invece un 6 metri di stilo con un piano di massa a raggiera, e questa invece è la location. Siamo a 1960 metri tra Passo Lavazze e Passo Clini. Ripartiamo con la Diamond RH-M8B, prova sul campo. Vedete la versione BNC. Io ho creato un picchetto con una staffa BNC, con un connettore BNC PL, e alla staffa poi ho collegato un cavo di massa, come potete vedere qua sulla staffa, e qui ho un connettore da elettricista, e qui ho una bobina di 50 metri, no scusate, 21 metri di cavo elettrico estendibile, così da allungare il contrappeso a misura. Poi abbiamo la possibilità di regolare l'antenna con i centimetri, come vedete. Allora, vediamo un attimo se riesco a mettere a fuoco. Ok, possiamo abbassare o alzare lo stilo di modo da fare una pretaratura in centimetri dell'antenna, appunto, mentre lo stilo lo lasciamo sempre esteso per tutta la sua lunghezza. È poco più di, ma sarà quasi 1,80 m, 2 metri aperta tutta. Poi andiamo a testarla. Oggi abbiamo l'antenna cinese che ho preso su AliExpress. Qui abbiamo il suo picchetto in metallo con il filetto, abbiamo inserito un capicorda con già il piano di massa fornitoci con l'antenna. Qua c'è lo stilo, qua c'è la boccola del centrale con PL, lo stilo estendibile, poi andremo a fare una taratura, vediamo, sono 6 metri di stilo, direi uno stilo bello 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 alto, eh? Abbiamo un'antenna abbastanza di dimensioni importanti, e ho aperto poi il piano di massa e i radiali li ho aperti a stella. Andiamo poi a testarla, a vedere come funziona su campo. Allora adesso vediamo una prova in 15 metri, ho trovato la taratura giusta, la risonanza, vedete i centimetri? Centimetri, siamo a 4 centimetri giusti. Ho aperto il cavo di... vediamo perché non me lo mette a fuoco. Ecco, ho aperto il cavo di massa radiale, ho fatto un metro qui, 2 metri a questa bandina rossa, e saranno 2 metri e 20 centimetri, forse neanche. Vi faccio vedere bene come risuona in 15 metri. Attenzione, l'analizzatore di spettro, ci ho messo una decina di minuti, eh. Guardate come risuona in 15 metri. ROS piatto da 21,72 a 21,372. Direi ottimo, adesso la testiamo on air. Questo non è penoso, però la radio riesce a farci fare 4 collegamenti, 4 chiacchiere. Allora, se non ricordo male, tocca a Fabio Fob, India November 3, Foxtrot, Oscar Bravo, Barato QRP. Non so, mi dirai Fabio se hai ascoltato il Stefano che è entrato, ha modulato Italia Tango 9, Juliet Delta Radio, avanti Fabio. Sì, benissimo, Italia Tango 9, Juliet Delta Radio, Italia November 3, Foxtrot, Oscar Bravo, QRP portatile che riprende, tu sei sull'ordine sempre del 5557, ho ascoltato anche la Italia Whisky 5, Charlie Bravo Lima, rapporto per lui 3-3, segnale 3, radio 3,
e siamo sul 5-5 per Yankee Oscar 7 Tango Alfa Whisky. Benissimo, io qui ho un'altra antenna montata, dovrei solo passare il coassiale da un'antenna all'altra e vorrei fare questa prova per vedere che differenza di segnale c'è, sempre una verticale. Se quindi faccio girare alla Yankee Oscar 7 Tango Alfa Whisky, al prossimo giro riprenderò con l'altra antenna, così mi date un confronto rispetto a questa. Yankee Oscar 7 Tango Alfa Whisky, IN3 Foxtrot Oscar Bravo Fabio QRP portatile. Portiamo l'antenna qui. Ok. Ricezione sembra più o meno simile. Italia Tango 9 JDR, Yankee Oscar 7 Tango Alfa Whisky per il QSO. Ok, però toccava a Stefano, io mi permetto un attimino, Stefano, ti rimetto il microfono, poi se me lo ripassi di nuovo, va bene? Così poi vediamo anche FOB con l'antenna. India Whisky 5 Charlie Bravo Lima, modulato T9 JDR, Stefano, mi ascolti sempre? Stefano dalla zona 5 è quasi sparito, eh? Con la Diamond. Invece con la verticale lo ascoltavo 3-3. Con la cinese e quella lunga. Tanto scusate, ma sto sgranocchiando un panino. Ascoltato Italia Uniform 1 Lima Charlie, purtroppo anche Soldo mi sono perso la lettera, ha dato il segnale un po' basso, però ti ho ascoltato. Allora, riprende Italia Tango 9 Juliet Delta Radio. Io vorrei dire solamente due cose, intanto che personalmente, non so voi, ma personalmente mi fa sempre un po' più piacere ascoltare, mi piace fare collegamenti di X o qualsiasi collegamento, però personalmente mi fa sempre un po' più piacere quando ascolto un italiano in qualunque posto sia tranne in Italia, perché dall'altra parte recepisco che l'italiano è anche, tra virgolette, magari stare incazzato con l'Italia per motivi vari eventuali, però percepisco dall'altra parte molte volte, non so se questo è il caso di Fabio in Romania, che anche l'italiano dall'altra parte è contento quando riesce a parlare con un italiano nella sua patria, nella sua ex patria o nella sua terra natale. Quindi questo è uno. Poi vorrei dire anche un'altra cosa a Stefano HI, te lo dico scherzosamente, io non so se tu sei un amante dell'FT8,
sono felice che tu stia in compagnia di gente, di ragazzi, futuri radioamatori. Ecco, una preghiera, convinceli per piacere, naturalmente scherzando, convinceli per piacere a istruirli sull'evitare i modi digitali, evitare sto benedetto F8, perché molte bande molto spesso, tipo vedi 12 metri, va a finire che pare che non c'è propagazione e invece ci sono tutti quanti in F8 a fare pim, pum, eccetera, eccetera. Poi tu chiami in 12 metri e non ti risponde nessuno. E questo purtroppo succede veramente molto spesso in tante, tante bande. HI. Va bene, io vorrei, siccome devo fare una prova, in Stefano, India, novembre 3, Foxtrot, Oscar, bravo, parlato con RP con l'antenna, vorrei rimettere a lui il microfono, dopodiché Stefano, scusami Fabio con il suo fisso FOB, vedi se puoi far entrare tu la India Uniform 1, Lima, Charlie, o comunque poi ritocca al Fabio in Romania e ci penserà lui, va bene? Avanti Stefano, vediamo la prova con l'antenna. Prima comunque considera che eri sull'ordine del 4-5, un po' frusciato, e Santiago più o meno 5. E lui è calato 3, molto con questa antenna. Oscar, bravo, parlato QRP, ha modulato sempre India Tango 9, Juliet e Delta Romeo. Sì, vediamo un po' se mi ascolti. Italia Tango 9, Juliet, Delta Romeo, sempre IN3, Foxtrot, Oscar Bravo, QRP. Adesso sono con un'altra antenna, più corta e caricata. Io ti ascolto più basso, ripasso subito a te, poi faccio la prova diretta con Yankee Oscar 7 e poi vi lascio continuare perché le altre due stazioni non le ascoltavo più. Vediamo un po' dalla zona 9 come ti arrivo con questa antenna qua. Italia Tango 9, Juliet, Delta Romeo, IN3, FOB, QRP, con le scuse alla ruota. Capito, perché quando l'hai detto il segnale era praticamente inesistente, poi dalle parole di Fabio in Romania ho capito questo, di far vedere un po' i collegamenti radioamatoriali, speriamo che qualcuno arrivi nel nostro popolo. Perfetto, volevo fare entrare la India Uniform 1, barrato QRP e col suffisso Lima Charlie, vediamo avanti. Insomma, questa verticale qui è molto più performante. È 5 volte più lunga dell'altra. Barrato in QRP nella zona 1. Avanti dalla zona 1, chi chiamava barrato QRP? Sta parlando Antonio. In conclusione direi che la prova l'abbiamo fatta. Ok, dopo questa giornata di prove, adesso andiamo a smontarla. Prendiamo gli stili e accorciamo tutti gli stili piano piano. Dura, solida questa antenna. Vediamo questo perché non entra. Ok. Adesso sono entrati tutti, vediamo com'è piccolina, la disassembliamo. Ok, stilo principale, vedete la boccola
del centrale, andiamo a staccare il cavo coassiale, togliamo la boccola, vedete che la polarità è segnata con il piano di terra. Qui abbiamo l'occhiello dei radiali del piano di massa e qui abbiamo lo stilo. Mi sa che per togliere lo stilo devo servirmi di questa. Adesso lo estraiamo dal suolo, ecco qua il puntale, e raccogliamo tutti i radiali. Benissimo, vi ringrazio intanto per aver visionato il video e alle prossime prove. Eccomi qui, allora adesso mi sono seduto comodo per fare un paio di considerazioni di queste prove che ho fatto, ho la mia esperienza per entrambe le antenne, appunto la RHM8B della Diamond, che potete vedere con lo stilo principale, ma questa l'abbiamo già vista in un altro servizio, e qui l'asta con i centimetri per la taratura, il suo stilo e una bobinetta qui di cavo che mi sono fatto io, 20 metri, 21 metri di cavo avvolto, cavo elettrico, che uso come contrapeso collegato alla massa dell'antenna o dell'apparato, e lo estendo e lo ritrago per cercare la miglior taratura. Allora, qualche premessa: i test che ho fatto, come avete visto in parti del video di prima, li ho voluti fare stando attento ad interporre immediatamente sotto i connettori dell'antenna un RF choke, di modo da non influenzare in nessun modo il funzionamento né della prima antenna né della seconda, ma vedere l'esatto comportamento dell'antenna senza che risuonasse il cavo di discesa, in modo da vedere le caratteristiche proprio dell'antenna. Poi le ho fatte più o meno nella stessa posizione, nel senso che erano abbastanza distanti tra di loro le antenne, ma in ambiente molto libero, senza particolari rumori di fondo, perché insomma a 2000 metri lì eravamo lontani da reti elettriche e quant'altro, quindi ho potuto apprezzare abbastanza i guadagni delle due antenne. E premetto che sono due antenne per uso portatile, certo, per QRP e non, perché si possono usare anche tranquillamente con i 100 watt, sono molto trasportabili, ma secondo me non sono paragonabili, nel senso che la Diamond da parte sua ha un'altissima trasportabilità, un'efficienza e velocità d'uso molto rapida rispetto a questa. Il montaggio è più rapido, la taratura è più rapida, ovviamente essendo molto più corta di questa, stiamo parlando delle bande HF, diciamo che la resa non può essere la stessa di questa antenna qui. Quindi un po' meno resa per la Diamond, però molta più trasportabilità, molta più facilità di installazione, in più è molto molto indicata per un uso spalleggiabile, chi usa l'apparato, non so, a tracolla o addirittura in mano. Questa antenna la andiamo a innestare sul BNC dell'apparato, è molto molto leggera, si estende in 30 secondi, lo stilo vedete si avvita qua, si estende in 30 secondi e veramente è rapida, molto molto rapida. Consiglio comunque sempre l'uso del contrapeso, adesso vi spiego un po' una tecnica che ho utilizzato io questo giorno di prove. Vi faccio vedere anche un importante foglietto illustrativo dell'antenna, che da avere ci velocizza le operazioni, ci danno un piccolo grafico, eccolo qui, ci danno un piccolo grafico che in base alla frequenza ti dicono più o meno la scala di centimetri di apertura per una pretaratura molto più rapida. Voi prendete la scala di riferimento, vedete che, non so, volete operare in 28 MHz, circa 3 cm, voi posizionate già l'antenna a 3 cm e più o meno avete una taratura di base. Poi andrete a muovervi mezzo centimetro più, mezzo centimetro in meno per cercare la
taratura migliore, più certosina. Io ho operato così e una volta trovata la miglior taratura partendo dalla lunghezza dello stilo, dopo vado a intervenire sulla lunghezza del contrapeso che vi perfezionerà la risonanza. Quindi se magari tarando lo stilo riuscite ad avere un 1,3, 1,4-1, che comunque è un buon risultato su antenne così corte, magari su bande basse in 40 metri, riuscite poi a perfezionare, e vi assicuro che il ROS lo portate al minimo 1-1-1 giocando sulla lunghezza del contrapeso. Questo è stato il metodo che io ho riscontrato come più efficace. Questa antenna qui, ve ne avevo già parlato, al suo picchettino di terra, va installata su campo, non si può tenere sull'apparato ovviamente per questioni di ingombro, peso e effetto frusta, anche perché col vento è abbastanza impegnativa. Ha la sua boccola con il piano di massa sotto, al quale ci alleghiamo il corpo radiale. Vedete, qua abbiamo messo un capicorda, innestiamo il picchetto, la mettiamo inficcata nel terreno e poi mettiamo lo stelo che è quasi 6 metri. Questa antenna in questa configurazione qui opera dai, io l'ho usata solo per le HF, più in su non ve lo so dire se può essere utile, opera tranquillamente dai 40 metri ai 10 metri, riusciamo a farla funzionare anche in 6 metri senza problemi. Più in su non ci ho provato. Ho acquistato un'altra opzione, questo bel bobinone qui che andrebbe innestato qua, ok? E poi lo stelo dell'antenna andrebbe innestato sopra. Cosa ci permette di fare questa bobina? No, scusate, questa antenna opera dai 20 metri in su, in questa configurazione qua. Questa bobina qui ci permette di lavorare anche i 40 metri. Ok, lo stelo aperto sono quasi 6 metri, in totale apertura più la bobina riusciamo a fare benissimo la gamma dei 40 metri. Cosa devo dire? Mi sono trovato molto bene con questa antenna, ha un buon guadagno, è molto robusta, ha un'ottima flessibilità e resiste anche a venti abbastanza forti. Il limite diventa il picchetto nella terra, che non è un picchetto poi così lungo, ma volendo si potrebbe prendere una barra da 10 e farlo molto molto più lungo. Io mi sono trovato bene, è trasportabile. Comunque il piano di massa, ho usato l'originale che ho comprato con il kit dell'antenna, che praticamente sarebbe un cavo flat, vedete, un cavo flat tutto unito, di quelli tipo da computer e da elettronica. È un cavo flat di 5 metri, io l'ho diviso in radiali da due cavetti ognuno per renderlo un po' più robusto, quindi abbiamo 5 cavi doppi. Lo apro a stella sotto la base dell'antenna, ovviamente il picchetto va conficcato quasi tutto, arriviamo col terreno a pochi centimetri, l'antenna è bassissima, quindi il piano di massa è molto vicino alla base dell'antenna. E devo dire che ho avuto ottimi risultati. Considerazioni finali: quale comprare, quale non comprare? Io dico, sono da comprare tutte e due, hanno un uso molto diverso e sono buone per il proprio tipo di utilizzo entrambi. Se mi chiedi qual è la più performante, ovviamente ti devo rispondere questa, però performante in termini radio e collegamenti, ok? Ci permette qualcosa in più come distanza, come guadagni, questa ovviamente è più lunga. E la lunghezza qui, questa invece è più caricata, la lunghezza qui ci chiama in causa vari fattori che ci permettono di operare in maniera migliore con antenne un po' più lunghe, in questo caso. E quindi io direi, se fai attività walking, palmare con la radio in mano e ti piace operare anche mentre cammini, e anche in situazioni abbastanza difficili di montagna, di escursioni impegnative, cioè questa è l'antenna da avere senza nessun minimo dubbio. La mettiamo nell'astuccino, questo è il vostro pacco antenna completo, e andate via leggerissimi e potete operare in qualsiasi situazione.
Questa poi anche dovrebbe coprire i 6 metri, mi sembra di sì. Esatto, da 7 a 50 MHz. Quindi direi un'antenna completa per uso ultra portatile, penso che di meglio è difficile da trovare. Per operazioni da campo con installazione fissa, vi sedete comodi su un tavolino in montagna a operare, questa qua sicuramente è un po' più performante dell'altra. Però, ripeto, questa è da installazione fissa, questa la usate su BNC comodamente in portatile, modello walkie-talkie, camminate, fate QSO, state in piedi con la radio in mano, questa è in uno zainetto, occupa pochissimo spazio, è leggerissima e vi divertite sicuramente. Ok, ho fatto un po' il punto, ve l'avevo promesso perché ve l'avevo fatte vedere in una recensione un po' dettagliata con il peso delle varie antenne, se vi interessa anche quello andate a vedere nei miei vecchi video, trovate le caratteristiche complete di queste due antenne e le ho volute un pochettino comparare per la nostra attività QRP. Sono divertenti, mi sono divertito con tutte e due, funzionano bene, ho fatto diversi collegamenti in giro per l'Europa, è stata un'ottima uscita, un'ottima prova su campo. Vi ringrazio per la visione, mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi che mi è di enorme supporto. Faremo altre prove, sto aspettando dell'altro materiale sempre per il QRP, sempre per quanto riguarda le antenne, perché mi faranno testare delle cosettine un po' divertenti, così le monterò con voi, farò una bella recensione tecnica e andremo avanti a vedere, per chi insomma deve anche acquistare un'antenna, cercare di capire che tipo di antenna è meglio per il tipo di attività che svolge. Ecco. È tutto, iscrivetevi al canale, un bel like se vi è piaciuto, il pollicione in su come sempre, vi ringrazio ancora, da Bolzano è tutto, IN3 Foxtrot Oscar Bravo Fabio, tanta buona radio a tutti, ciao ciao!